Buonasera a tutti, cari amici, buonasera. Io porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale di Verano Brianza, in particolare del sindaco che questa sera non è potuto venire. Chi ci frequenta abitualmente sa che la biblioteca ormai è ricchissima di tantissimi eventi. Questo particolarmente con Teruzzi, che ormai è un amico. Viene solo, viene in compagnia, oggi con la pedagogista dottoressa Cristina Drogo, facciamo benvenuto e siamo contenti di avervi tra di voi. Quindi, come tutte le iniziative, tutte le volte che presentiamo un'iniziativa, presentiamo comunque anche subito quelle che vengono immediatamente dopo o collegate con questa. Quindi abbiamo tre incontri con l'autore, oggi Giorgio Teruzzi che presenta Quando ridi, parole sussurrate a una figlia. Il 21 novembre avremo fotografo Max Spinolo, scatti da strada, e infine Davide Cassani, 29 novembre, che presenterà Le salite più belle d'Italia. 24 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ti racconterò di me. Le fate stralunate presenteranno lo spettacolo Ti racconterò di me, un ridico femminile con sorrisi e ferite. Quindi, come sempre, grazie a tutto lo staff della biblioteca. Dietro a tutto questo lavoro, a tutte le serate, a questi eventi, c'è tantissimo lavoro. Quindi quello che stasera consumiamo in un paio d'ore, c'è tantissimo dietro. Quindi grazie a tutto lo staff, dottoressa Valeria Trevisi, che è sempre un vulcano di idee. Grazie a tutti voi. Volevo aggiungere solo una cosa, perché Teruzzi spesso ci parla, ogni volta che viene parla di Spop e parla delle tre figlie, giusto? No. Salta fuori, questa volta parla di una figlia. Volevo solo dire una cosa, che magari non tutti siamo genitori, però tutti siamo figli. Ecco, giusto. Dunque, intanto se mi alzi in piedi va bene uguale di quella telecamera. Sì, prego. Allora, io intanto sono emozionatissima, perché in quanto pedagogista mi sono interrogata a lungo sulle domande, no, da poter fare, e le ho messe da parte queste domande, mi sono dedicata proprio alla lettura tutta ad un fiato del libro, tutta ad un fiato, perché si deve leggere così questo libro, secondo me, ci deve essere proprio una non interruzione. E allora la prima cosa che poi finendo il libro viene in mente, perlomeno che a me è venuta in mente, è proprio legata un po' al ruolo, no? Perché? Perché chi fa il pedagogista come me spesso ha delle domande a cui rispondere, no? Portate da genitori che chiedono consigli, no? Come faccio ad essere un buon genitore, no? Qual è? Esatto. E la verità è che la risposta spesso è: non esiste il manuale, no? Allora, in questo libro a me è parso proprio di vedere meravigliosamente illustrato, no? L'idea che in fondo c'è un senso di inadeguatezza che proviamo, no? Nel momento in cui diventiamo genitori, e che questa non è una cosa così terribile, anzi, è una cosa che ci aiuta ad essere genitori, sentirci imperfetti. Dipende dai giorni, sì. Allora, mi piacerebbe un po' chiedere a Giorgio che la prima domanda, forse la più difficile, è: che cosa vuol dire essere un genitore che funziona oggi? Se parto subito con una domanda difficile, e poi conseguentemente, come è stato il tuo debutto nella genitorialità, no? Mi alzo in piedi, che mi sembra più. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Allora, questo libro qui ha un innesco, cioè intanto io ho tre figlie, quindi ho un curriculum di strafalcioni abbastanza rilevante, ma nel libro la figlia del libro non è una mia figlia, ma è una figlia che può essere un figlio. Il libro inizia, l'innesco, quando questa figlia o figlio arriva a casa e ti dice: vado, parto, va, e tu, e secondo me è una cosa che riguarda tanti, quando è andata via, è andato via, dici: porca, allora avrei potuto dire, avrei dovuto dire, avrei potuto fare, che ha dentro una gamma di cose, perché
c'è un'incapacità che è un po' generazionale di manifestare fisicamente gli affetti poi con una figlia. La tardiva sensazione di non aver colto, ma è ormai andata, o è andato. Questa cosa, in assenza quindi di una figlia, ha generato il libro, cioè è un papà che si mette lì a dire, a consegnare delle parole, ogni parola a un argomento, un tema. È un libro sull'accoglienza, lo dico sempre, cioè io ho 60 anni, che è un tempo in cui a me è venuto in mente di, ho venuta molta voglia di riunificare gli affetti al netto degli errori. Cioè non è un libro di consigli, è un libro che ha a che fare, io penso sempre che una storia, una buona storia, se, buonasera, se riguarda tanti, cioè può essere autobiografico, più o meno, insomma deve riguardare tante persone. Allora, io penso che una persona possa cambiare anche a 90 anni, se vuole. Penso anche che spesso una missione, un po' di tenerezza, un po' di consapevolezza delle cose che magari non sono andate bene, perché bene non va mai niente del tutto, no? Possa servire a trovare una vicinanza, perché poi alla fine, in questo tempo qua, che questo libro qua, a me tutte le volte che vado a presentarlo, segnala una straordinaria solitudine. Cioè molte volte molte persone che hanno a che fare con questo tema qui dicono, ah porca, ma allora guarda che finalmente, no? Ecco, c'è una solitudine di fondo che può riguardare una figlia, riguarda un padre o una madre. Quindi è un viaggio dentro questa esperienza. Di inadeguatezza, sì, perché secondo me molto spesso uno pensa di aver, cioè si riflette sul fatto di avere un figlio quando un figlio è già lì, prima meno, c'è tutta quella fase lì dove tu dici se facciamo un figlio ma pensi di essere pronto, non è vero, di tutta quella lì dei diminutivi, la cameretta, il paparino, la mammina, i colori delle pareti, della stanzina, la culletta, quelle cazzate, cioè c'è tutto un percorso che depista sul fatto che poi quando arriva sto figlio dici in mezzo, dentro questa roba qua, c'è un'esperienza che è devastante, cioè la sala parto. Cioè io ho tre figlie, tre volte in sala parto, tre cazzate giganti, perché non, tu dici sì, perché sennò sembra che sei contro le donne, con la D maiuscola, non sei una merda, non sei emancipato, non rispetti, quindi dici sì. Vai lì in questo universo che è assolutamente femminile, tema sul quale noi maschi, secondo me, ce la contiamo un po' su, non sappiamo niente, cioè siamo, cioè andiamo a te. Così. Dove tu, in teoria, dovresti sostenere, ma cosa sostieni? Sei nei guai perché non capisci cosa sta succedendo. Nessuno ti bada, giustamente, c'è un'altra energia. Per cui annaspi, fai finta di... Ma un disastro ferroviario. Quindi questa cosa qui apre un capitolo del vivere dentro il quale tu annaspi un po', però io sicuramente ho annaspato un po'. E da lì parte un filotto di tentativi, come ero riusciti, di fare del tuo meglio, che è molto sportiva sta cosa qua, cioè lo sport è fare del tuo meglio dentro un contesto, no? Quando non sai qual l'avversario com'è, sei più forte di te, spesso è così. Quindi il libro è questo, cioè è un viaggio dentro un'esperienza che è comune a tanti, con un doppio aspetto, cioè l'aspetto del papà, del genitore, che si guarda un po' addosso e cerca di trovare un senso, un bilancio, anche di confessare, di ammettere. E poi c'è la parte del figlio, perché tu vieni da un'esperienza di figlio che è quella che determina. Poi non dico più tu, perché sennò vado avanti per dopo. Mi riaggancio a questo, al tema proprio, come diceva Lina, mi permetto di darti del tu perché sarei disonesta, c'è un affetto che ci lega.
siamo stati tutti figli, anche se non siamo genitori, no? E quindi essere figli è qualcosa da cui nessuno può prescindere, e quindi non si può prescindere per certi aspetti anche dal modello di padre che abbiamo avuto, no? Per esempio nel libro il protagonista Giulia talvolta è una figura specchio, no? Cioè attraverso di lei il padre rievoca dei ricordi. Io per esempio ho molto apprezzato il ricordo, non so se poi è vero, se è una cosa che appartiene alla tua biografia, no? Però tu a un certo punto racconti che il papà, quindi il nonno di Giulia, durante il viaggio, quando accompagnava il padre a scuola, con un gesto muto, si girava e prendeva. Mi fregava la merendina. No, è vero. È vero, quindi questo è sì. Cioè io avevo. Allora, io sono tirato. Allora, questa cosa qua è comune. Cioè, io sono cresciuto con un papà che se. Povera Stella, con rispetto, però se nasceva in Germania gli davano un lager da gestire di sicuro. Cioè a me mi ha menato tutti lui per primo. Con un nonno, suo padre, che era nato nel 1889, medioevo. Per cui cioè, tu hai un'esperienza così. Mio padre, a differenza mia, non aveva salapardo, cioè non è mai andato a parlare con un professore, non me ne frega zero. Lui voleva dei risultati, frega cazzo. In più, severissimo, in più certo, cioè, non era in discussione, lui non manifestava dubbi. Era una persona, come molti papà nostri, credo, che non avevano le mezze tinte, era così, era così. Io mi ricordo, aspettavo d'estate, quelle estati lì, che anche quelle lì si facevano una volta dove andavi sempre nello stesso posto, e il venerdì sera arrivava il papà. Io lo aspettavo per delle ore, riconoscevo i fari della macchina. Lui arrivava, ti dava un pensiero, cioè, finito. Fine della trasmissione. Ed era così. E mia mamma mi ha raccontato che mi diceva: vai a scuola a piedi, Giorgino, è meglio. Diceva: ah, ma mi porta il papà. E mio padre, senza dire una parola, mi fregava la merendina in macchina, la mangiava secco, che era il buondì, oppure qualcuno se la ricorda, la tortina paradiso, che era una roba un po' stopposetta. La mangiava lui. Io non ho mai detto una parola, infatti ho rimosso il tema. Però tu hai quello lì come riferimento e dici mi sgancio, non faccio così. Però non sai come fare bene un'altra cosa. Per cui sei lì un po' nel limbo. E per esempio dici troppi sì. Perché dici no, io non sono come quello là. Io dico sì, troppi. Quando dici un no sembri Erode, perché non hai mai detto uno come sono 63 sì, adesso mi dici no, sei un bastardo, ma è un no, no. In più io aggiungo che è un'altra cifra della mia generazione, mi sono separato e questo determina un senso di colpa che si aggiunge a questa roba qua. Per cui tu sei in rimonta, io poi non c'ero mai, i miei figli dicono hai visto più Schumacher di noi? E dico è vero, però sei in fallo, per cui sei sempre a recuperare, per cui quando sono con te tu devi, sei preso dal fatto che dicano cazzo, ho un papà come me ne diverto, no, per cui dici tutti sì, sbagliato, non gli serve, perché questo lo capisci dopo e farlo capire è più difficile, perché la fatica restituisce, persino la sofferenza restituisce, cioè gli serve. Mi serve, però non sai, perché sei tu il primo. Allora, dico una cosa che cosa qui fa ridere, no? Io, essendo stato allevato da un collegio dove mi menavano i gesuiti, non sono più credente, lo dico con dispiacere, non faccio un figo, lo dico con dispiacere. Non so cosa fare. Le mie tre figlie, tutte battezzate, tutte battezzate, tutte e tre esentate dalla religione a scuola. Perché? Perché siamo pirla. Perché battezzate? Lo dico perché. Perché? Io avevo un prete che mi è nata sul limbo. Il limbo. Che io da allora,
immagino un posto di linoleum verdolino dentro il quale si è condannati per l'esistenza. Allora ho detto, no, battezzate, sì, metti che mi vanno nel limbo. Però è una cosa da scemo, cioè non è che dici, ho un disegno, fanno religione, perché? Perché è meglio di sì. Sei lì, un po' così, per cui le battezzi per il limbo, non l'ho detto, che era proprio. Però poi dopo la mamma dice, no, non fanno religione, perché? Ecco, questa cosa qui dà un po' la misura, secondo me, della... Sì, un po' di inadeguatezza, che poi dopo tu cerchi di recuperare, io cerco di recuperare adesso, ma adesso, questa cosa che l'ho capita, quando le mie figlie sono una 30 anni, 27, ti danno conto perché non conti più un cazzo, cioè è già fatto tutto, allora ti dicono, sì, papo... Un po' indulgente. Sì, ma no, tanto ormai, ciao, perché... A proposito di figlie, un'altra parte del libro che ho letto da donna con grandissimo interesse riguarda un po' come un uomo può educare una donna, no? Perché un padre è un uomo. E quindi c'è tutta una parte descritta un po' tra sé e il faceto, no? Dove tu ti interroghi sulla valenza delle parole che ti scappano, no? Ad un certo punto racconti di una conversazione fatta tra amici durante una serata in cui magari si alza anche un po' il gomito e scappa una parola che è un pesantissimo giudizio di valore sulla donna, no? Puttanone, lo dico perché si può, questo ganiamo, questo si può. E c'è lì tutta una riflessione che bellissima, a mio avviso, che tu fai su quanto è doppiamente difficile essere educatore, padre, in quanto uomo, di una donna, no? Quindi mi piacerebbe un po' capire se puoi approfondire questo. Sì, certo. Allora... Temone. Sì, no, insomma... Tu hai un po' una... Nel mio caso, ma molti siamo un po' convinti, secondo me, che loro riconoscano, sappiano, no? Cioè, in realtà poi tu sei un po' dentro una cultura maschile, un po' maschilista, non te ne accorgi neanche, però lo dice, lo fai, no? Per cui certe volte se tu sei con i tuoi amici e, cioè io non sono mai andato con una prostituta nella mia vita, è gente che non fa queste cose qui, però lo sanno, li conoscono tutti, però quando parli con i tuoi amici tra ragazzi, queste cazzate qui le dici, cioè parli, dici, ti scappano queste cose qui. Loro che sono oltre l'aereo là, sono di là in fondo, che se, con le cuffie della musica sentono solo quella parola. Fuori contesto. Per cui al mattino dopo o due ore dopo ti guardano come se fossi una merda, perché gli viene il sospetto che tu abbia una doppia valenza, faccia quello che è per bene, che ti educa, e poi dopo quando loro sono via fai il piema. Questa cosa ha a che fare, uno, con l'universo femminile, perché è vero, cioè per esempio io con tre figlie, quando erano piccoline, immaginando le ragazze, conoscendo la categoria nostra, ho detto, queste vanno in mano, un deficiente, un demente, 99 su 100, non è vero, non è detto, no? Sì, cioè c'hai questa paura qua di che abbiano a che fare col peggio del tuo mondo, no? Perché c'è il peggio, ma in realtà se la cavano molto meglio di te. Io ho una figlia che ha fatto, per dare una misura di come sono messo, poi, ho una figlia che ha fatto una tesi sul femminismo, mi ha lasciato la tesi sul tavolo, tre messaggi nel giro di mesi, meglio che non la leggi. Perché non l'hai ancora letta? Chi ti ha dato il permesso di leggere? Non esci. No, non esci mai. Non esci mai. Quindi non è, cioè, secondo me io non ho la pretesa di, non ho mai avuto la pretesa di determinare più di tanto. Secondo me alla fine è che cerchi di fare del tuo meglio e speri che facendo una persona per bene lo capiscano indirettamente, non perché glielo dici. Aggiungo una cosa, a me questo libro, non te l'ho già detto, credo, non ha dentro neanche un consiglio, perché non c'è modo di darne, ma ha dentro un'esperienza che è un consiglio dato non come consiglio dal babbo di Valentino Rossi, il quale un giorno mi ha detto, raccontandomi un disagio, mi ha detto, ma insomma io
quando Valentino era piccolino, invece di dirgli spostati, fammi fare a me, gli dicevo, ma come si apre quella porta là? Fai te che non sono capace, no? Che è un buonissimo consiglio, perché togli autorità, autorevolezza e dai responsabilità, no? Però aveva quel figlio lì che era già uno bello dotato, ma insomma, questa cosa del dire spostati faccio io, invece di dire no, provaci, prova tu, no? È un buon, secondo me, è un buon modo di aiutarle o aiutarli a prendersi una responsabilità anche piccola di una cosa quotidiana o di una scelta. Anche in funzione delle opportunità, perché questa qui è una parola che nel libro non è così presente, ma c'è, cioè il fatto che in fin dei conti siamo tutti in una dimensione di agio, cioè di opportunità date che vanno colte, no? Cioè, mio amico Diego dice c'è un periodo della vita in cui ti rompi le balle a fare tutto, c'è un periodo della vita in cui ti sei rotto le balle di fare tutto, sì, ma in mezzo vai, Cristo, cioè tocca, no? Cioè tira, no? Ecco, quella roba lì ha a che fare con l'opportunità. Per cui non è che io ho un metodo di educazione presente, uno fa, ognuno fa. L'importante, secondo me, o quello che secondo me serve, è dire, oh, guarda che ho sbagliato, guarda che sono in difficoltà, guarda che sono in confusione, non lo so. Perché questa cosa, forse, a differenza di quanto è accaduto a me come figlio, forse dà la possibilità a un figlio o una figlia di dire vabbè, allora ti chiedo un aiuto, perché non sei il papà perfetto, figo, monolitico, no? Sei uno che fa anche lui, lo dice proprio che sbagli, per cui se sbagli te, allora ti dico anch'io perché sbaglio anch'io. No, non so neanche se ho risposto. Sì, non so, sì, non so, ma mi fa venire in mente sbaglio, mi collego un po' a questo termine. Allora, a proposito di parole, no? Il tema della separazione, tu lo descrivi come disertare. Sì. Da cosa si diserta quando ci si separa, quindi? E è uno sbaglio? Cosa pensa la società? Quali sono le frasi, no? Che... Allora, io mi sono separato Allora, io non ho rimpianti, il rimpianto è solo scoria, uno stagno del cazzo, non mi... cioè no, però certe cose te riconosci, cioè io mi sono separato e dico, beh, mi spiace, con questo non per la mia vita, io sto bene, cioè, però... Cioè non c'è niente a fare, tutte queste frasette qui che si dicono tra separati, ma in classe è pieno di bambini genitori separati, quindi non se ne accorgono. Ah vabbè, ma basta se loro devono sapere la verità, sono tranquilli. Due case sono meglio di una, si divertono, non è vero, non è vero. Cioè un dolore di portata, più può dipendere da cosa succede con me, perché ci sono separazioni cruenti e non è stato il mio caso. Io non sono contento di essere separato. Credo che sia comunque un tema anche questo qui, che non puoi lasciarlo lì, coi figli, sì, perché resta lì spesso. Cioè, tu sei talmente preoccupato di vederli ridere, quando ridono te sei a posto, poi però in realtà qualche cosa sta sotto e forse... in un tempo due o tre vale la pena trovare il modo di tirar fuori, di rompere la crosta o di trattare. Io sono, ripeto, questa cosa qua secondo me questo è un invito, secondo me. Io sono convinto che ci sia sempre un modo per stare vicini, per trovare una vicinanza. Anche se non te la perdonano una cosa, oppure se non te la perdoni, perché succede, io c'ho delle cose che non mi perdono, insomma. Anche se per imparare a perdonare è un bellissimo esercizio, credo sia una delle parole più belle in assoluto, il perdono è una cosa meravigliosa, secondo me, cioè aiuta tutti, chi è perdonato e chi perdona, però insomma certe volte la metti giù un po' dura con te stesso sulle robe che hai fatto, insomma, te la meni un po'. Però
c'è sempre un tempo possibile per dire sì, per dirsi, per dire ma che c'è anch'io, sono quella, c'è un ragno in gola, che insomma, che roba è, dai, 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 no. Leggero, anche qui parlare con i figli, no? Allora, quanto oggi è possibile parlare con i figli, con i ragazzi nell'epoca delle nuove tecnologie, no? Questo è un argomento di cui in effetti avevamo anche parlato, no? Quando ci siamo sentiti, perché parlavamo anche prima, non bisognerebbe abdicare ad un ruolo, no? Disertare da un ruolo genitoriale, ma per poterlo fare devo poter parlare, no? Quindi, quanto oggi i ragazzi, i figli hanno ancora voglia di parlare, di dedicare tempo alla riflessione intorno, ad esempio, delle tematiche, no? Politiche, culturali, delle ragioni. Sì, allora, questo è un discorso abbastanza lungo e complesso, allora, un po' di cose diverse. Cioè, io per esempio ho una memoria meravigliosa, ho avuto fortuna nella mia vita, ho conosciuto, ho visto delle cose di persone straordinarie. Io a Milano, che sono un camminatore folle, so tutti i posti, le targhe, dove stava, dove lavorava Achille Castiglioni, dove lavorava Vico Magistretti, dove stava il Derby Club. Cioè, io sono un po' appesantito dalla memoria e spesso trasferisco, racconto cosa mi è stato prezioso per me, convinto di dare un po' d'oro, un po' di... Il che va bene se non è, però, se non corrisponde a un'accoglienza quando ti dicono: oh papà, senti questi qui, è un gruppo che si chiama DB24, che tu dici, ma cazzo, io avevo vinto, scusami, rompi. No, no, sbagliato, perché i DB24 magari si diventano come sono stati per te i Beatles, cioè non puoi sminuire. Questa cosa qui è una roba che tendo a fare, ho fatto qualche volta, ed è una cosa che li perdi subito. Cioè, come? Allora non ti interesso davvero, no? È un punto. Secondo punto è questo, cioè io sono convinto, è questa roba qua, no? Come sappiamo tutti, cioè io sono convinto che dire a una persona ti amo, faccia a faccia, non è come scrivere ti amo sms, cazzo, non è uguale. Allora, ma che su questa roba qua sono abbastanza certo, cioè prova a parlare con le persone, vai in piazza, stai con le persone, dillo, non abusare. Poi c'è un altro tema, secondo me, che è molto rilevante, ne parlavamo prima, che è questo, che riguarda l'informazione, che è il mio mestiere, però discorso che riguarda tutti, cioè secondo me c'è una tale incitamento alla velocità, per cui è abbinato alla rete, per cui adesso una persona in un secondo può entrare in rete e dire la sua, è un pirla, bene, bravo, stronzo, è un attimo, puoi farlo, faccio una parentesi, è una modalità assolutamente colta da questo governo, se ci pensate, dove se uno dice una cosa dice dimettiti, vai via, è così. Come se dire no, momento, io devo pensarci su, sei vecchio, sei noioso, sei un pirla, dai, cioè sei fuori posto in quanto portatore di una riflessione che chiede un tempo per scrivere, per dire, per esternare un concetto. Quindi sei perdente su sta roba qua, perché nel momento in cui tu dici no, aspetta un secondo, perché qui questa cosa qui non si capisce tutto subito, quello che vedi è una cosa, ma se stai a guardarla un quarto d'ora capisci meglio. Un quarto d'ora, cioè è una roba che non sta, capito? Sei come, è come se prendesse un linguaggio che non è il loro. Quindi su questa roba qua è un po' un casino, nel senso che qui si proprio c'è una
scusate, una biforcazione, nel senso che io non ce la faccio a essere come loro e loro non ce la fanno a fare come te. E questa roba qua, io dico, beh, oh, vedremo fra 20 anni, a me non me ne frega un cazzo, tanto sarò già piombato, però sarà un altro mondo, no? Ma su questo, alcune cose, beh, osti, a chiudere tutti i buchi non ce la fai proprio, secondo me. L'unica cosa che non faccio in punto è dire, ai miei tempi era tutto meglio, non lo dico, anche se lo penso, cioè, se mi guardo attorno, vedo il modo di stare al mondo di adesso, non mi ci trovo tanto, no? E conservo le cose mie, un modo mio che è antiquato, che non va bene, però che però mi serve davvero, non è una finta, non è una posa. Forse a loro serve far così. Io ho qualche dubbio, però non sto qui a menare il torrone più di tanto. Non è il mio, e lì non c'è niente da fare, secondo me. Cioè, dice, oh Stella, va bene, fa così, vedremo come ti andrà, o forse sarai in un mondo dove tutti fanno così e quindi non c'è più neanche il problema di avere un padre o un genitore che ti scassa la minchia con un'altra modalità. Però su alcune cose non ce la fai a mettere tutti insieme, accogli quella roba lì. Quali sono gli argomenti che invece meritano ancora? Merita? Allora, io ho una fissa, cioè... Bel passato, no? No, allora... L'argomento che merita è l'altro. Cioè, sì, mio nonno, che era del 1889, mi diceva sempre, Giorgino, ma noi cosa siamo qui a fare? Ricordati. Intendeva, siamo qui a badare a quello lì, quell'altro lì che è vicino a te, che magari è più indietro di te. E questa roba qui, col Twitter o non Twitter, non me ne frega, ma questa roba qui deve essere importante per loro. Cioè, fare attenzione all'altro è una cosa sulla quale ruota l'esistenza, secondo me, la mia, la loro, la vostra. Cioè, quante volte... A me è successo, e credo a tutti, di aver fatto 5 passi e aver detto, osti, ma quello là che era sull'uscio, là, forse voleva una pacca sulla spalla, voleva dirmi una cosa, potevo stargli un minuto, avevo altro da fare, non c'è modo, e invece lo sai, l'hai capito che avevo bisogno di una mano e te lo sei perso. Quante volte succede a te di dire, osti, ho bisogno di una mano, non so come fare. No. Ecco, allora, questa cosa secondo me cambia la vita, perché la reciprocità, il fatto di... Io lo dico, l'ho detto prima, che non credo, ma secondo me è una cosa molto... Cioè, potremmo... Io dico spesso che sono molto vicino a delle cose che può dire un cattolico, un fedelissimo, cioè... La pietà, l'attenzione, la tenerezza, la disponibilità verso l'altra persona, secondo me, questa cosa qui non ha tempo, non me ne frega niente di quanto sia cambiato il mondo, questa cosa qui, anzi, salva l'anima, salva il mondo e salva quello lì, magari povero sacramento che non c'ha niente, non c'ha, no, invece te c'hai, puoi dargli una cosa, no, o perché può succedere che un'altra volta succeda a te. Questa cosa qui vale. C'è l'altro e c'è l'alterità dei figli, no? Un altro tema bello che mi sembra, sul quale hai fatto una riflessione interessante, no? È difficile riconoscere che il figlio è altro da sé. Costa una fatica. Come? Da cosa? Quali sono le cose che ti... Quando capisci che tuo figlio è altro da te? E allora cosa puoi fare poi per permettere che questa alterità... Ma io credo che si capisca abbastanza in fretta. L'abbiamo pianto. Sì, no, perché le idee di cioè... Io una volta avevo scritto una roba per Claudio Bisio, che era... Quando allora entrava... Anche lui ha avuto una prima femmina. Entra
entrambi dove eravamo a quel diciamo, se ti nasce una figlia, se ti nasce una figlia, cosa fai, no? E allora, mia figlia, Staglioglio, che a me io mi butto via dal ridere sempre, che schifo. Il freddo, io mi piace sempre nella vita, sono cresciuto in montagna, no. Mi piace, è tutto un altro paio di maniche, cioè tu hai una questa cosa però, ecco, sì, è diversa, cioè lo capisci subito che hanno un loro percorso e te vai, arranchi lì, tiri lì, gli butti lì, stanno lì 3-4 volte e poi ti mandano a cagare, è finita, che vai avanti, dopo un po' pianti lì. Però una cosa che non ho mai fatto ed è invito a non fare, questo lo invito veramente, è non pensare a un'immagine ideale di figlio da applicare a quello che hai, perché lì fai dei danni. Cioè se tu ti aspetti che un figlio diventi un campione di basket e a lui gli piace la scherma, alla terza volta fai un danno, perché lui dice ma tu chi guardi, me o un altro che c'è in testa a te che è campione di basket? Cioè questa cosa qui, no, cioè, la dico per... La so pensiero, ho fatto 2 o 3 cazzatelle, non proprio, non ho mai avuto, no, ma non ho mai avuto l'idea che mia figlia diventasse o mia figlia, no, non ho mai avuto quella roba lì, non ho mai avuto neanche l'idea di avere dei maschi, non è che. Però è quello lì fai un danno, secondo me, perché è come dire, ma tu non vali. Perché io ho in mente uno che per valere deve giocare al canestro. Allora lì, se mortifichi, lì fai un danno, perché dopo non sei più come. Lei o lui non sa più come fare, ho la sensazione. No, perché non so, non è che ho la teoria, non ce l'ho. C'è l'esperienza e poi forse è proprio bello questo, il fatto di non avere un manuale. Sì, no, certo, non c'è. Che non c'è, per fortuna mi viene a dire non c'è. L'ultima... Così, suggestione, sul finale c'è una domanda, no? Che ci si pone, che ti poni, che è, un po' lo accennavi prima, no? Quanto spingere verso un figlio, cioè come fai a capire quanto spingere verso qualcosa, aiutarlo, quindi non condizionarlo, non obbligarlo a fare qualcosa che corrisponde più all'idea che tu hai di figlio, di quello che un bambino dovrebbe fare per diventare un adulto buono, e quanto invece dobbiamo tirarci un po' indietro, no? Allora, mi sembra che nel libro ogni tanto la risposta la diano i figli, cioè si vede proprio dove a un certo punto tante delle domande che ci facciamo le dà Giulia. Il personaggio di Giulia è un personaggio bellissimo per certi aspetti, perché aiuta il genitore a capire quanto i figli allora riescono, quanto sono d'aiuto. Lui è mio figlio. A proposito di figli, ciao. quanto le danno i figli le risposte? Esatto. Secondo me le danno tutte alla fine, perché poi sono padroni della loro vita. Hai la pretesa che tu puoi dare tutto quello che hai in termini di esperienza o di opportunità, appunto, però alla fine no, loro segnalano, anzi spero che lo facciano, dovrebbero farlo, segnalano un indirizzo, un'esigenza, una volontà, una preferenza, secondo me. È un momento difficile, io dico sempre, perché poi c'è un distacco lì, e lì cambia, perché finché tu sei in ballo con Dio, non so se faccio vedere, ma sei papà o mamma, ce l'hai lì, no? Poi a un certo punto mollano il colpo e lì, io conosco un sacco di mie coetanee, mamme, che hanno a che fare con figli post-adolescenti che mollano, che sono in difficoltà, perché dici adesso... È come andare in pensione e devi prepararti, cioè, cacchio, io conosco un sacco di gente che dice oh, voglio andare in pensione, e poi dopo siamo piccoli. No, amore, devi organizzarti, perché se no, cioè, quello lì è il tempo fondamentale, l'ultimo, il terzo tempo della vita, devi pensarci, no? Ecco, ma
succede che vanno. Allora, quando vanno, secondo me, c'è un bellissimo, un altro tempo che ha dentro delle opportunità diverse. Io dico prima, non necessariamente più da papà o da mamma, perché non conti, hanno la loro vita, però magari da... Sì, ma magari ti ascoltano di piacere e dici andiamo a Lisbona, per dire, dove gli hai chiesto di andare 20.000 volte, che c'è il comico, c'è il ristorante, e ti hanno detto no, magari vai a Lisbona e ti diverti pure, perché anche loro hanno mollato un po', che a loro non gliene frega di Lisbona, ma vengono per vedere com'è, non perché sono contro di te o gliela proposta te. Quindi secondo me c'è un tempo per ogni cosa, come si dice, come nella pubblicità. E quel tempo lì, cioè io ho aspettato di arrivare a 60 anni per scriverlo, perché il fatto che il tuo tempo si accorci, in qualche modo qualche urgenza te la dà, ti dà l'urgenza, meno a me la dà. Allora, devi mettere fine a questo libro qui, uno ha detto non lo leggerò mai, uno ha detto non lo leggo, uno ha detto forse lo leggo, tanto per capire come sono messo, cioè male, perché c'è dentro anche un po' un fallimento, no? Perché tu vorresti, non è vero, non succede come vuoi che succeda, però tu dici, ma io vado avanti, adesso sono 60 anni, queste qui, dove va? Cioè, io bisogna che... Cioè, io voglio fare il Natale con loro. Cioè, io sono fissato con Natale, loro no. E sono fissato, perché mio nonno mi portava in Piazza del Duomo, ragazzi. Adesso mi dicono, no, magari c'è la successa che vuoi. Mio nonno mi portava in Piazza del Duomo a Milano. Io con gli occhi chiusi passativamente e mi portava in centro alla galleria dove c'era l'abete sopra la galleria e diceva apri gli occhi, Enrico, ostia, cioè, oppure una volta c'era, se qualcuno lo ricorda, il palazzo di fronte al Duomo era pieno di insegne luminose, c'era quello del Brill che puliva la scatola sanitaria della Core. No, Natale per me è quella roba lì, cioè è una cosa eccezionale. Due anni fa, ho fatto l'albero da solo, è passata via una figlia, un quarto d'ora mi dava le palle così. No, ecco, vorrei raddrizzare, cioè vorrei avere un tempo, che è il mio ultimo, cioè la parte finale, con meno attriti e più amore, più affetto, perché poi alla fine non me ne frega di ammettere di aver sbagliato, lo faccio, però pace, cazzo, perché poi capirà anche a te, perché a loro volta capirà di fare qualche cazzata facendo dei figli. Quindi secondo me questo lo capiscono quando sono più grandi, non puoi pretendere che lo capiscono. Cioè c'ho un po' l'ambizione di prendere. Perché facendo questo libro, io ho una pacca sulla spalla a mio papà, gliel'ho data, cosa che non ho mai fatto nella mia vita, anche perché mio papà, ve lo dico, c'era uno che mi vedeva spuntare, lui era qui, entravo e faceva così, cioè, era no fisso, cioè un pirla, cioè, no, è vero, per cui, ecco, però questo è qualche. Giulia nel libro dice Valacche ti voleva bene. Valacche, perché? No, questo è successo veramente, perché quando mio padre l'ho litigato tutta la vita, anche perché lui voleva che facessi tutt'altro. E invece io ho fatto altro. E questa cosa di aver fatto altro mi ha. Però non c'è nel libro questo, c'è, immagino. Cioè mi ha costretto a produrre dei risultati. Cioè io se facevo una cosa alternativa non potevo farla male, dovevo farla bene. Per cui ho fatto l'università, ho preso tutti 30 lode, perché se no mi sembrava che era una merda. Ho fatto 7 anni di analisi per problemi di ansia, io. No, 7 anni perché non ce la facevo più. Cioè mi svegliavo al mattino, era come se dovessi fare l'esame di maturità tutti i giorni. Dopo un po' ho detto, un attimo, perché devo sistemare sta roba qua. No. Per cui sono partito maluccio. Però, perché l'ho detto questa cosa qua?
posso rispondere. Ma che ti vuole dire? Per cui lei aveva questa immagine di due che hanno litigato per la vita. Quando è morto mio babbo, ha trovato nel suo cassetto una foto in cui eravamo insieme, io piccolissimo, esatto, e ridevo. Allora lei, anche perché lui, mio papà, con loro, vivendo di una virgola, quella merda, con loro era simpatico, faceva grande, faceva ganassa, morbido. Per cui loro alla fine, sentendo me e vedendo lui anziano, morente, con la foto nel comodino, dicono: allora sei veramente, era tutta un'invenzione tua, no? Ecco, non è proprio così, non è proprio così. Però è vero che facendo anche questo libro qua, io adesso, che adesso parlo in questi termini del mio babbo, qua la stella, però lo capisco anche, cioè capisco a mia volta le sue. Allora, mio nonno era un antifascista del 1899-89. Mio padre, in quanto figlio, ha compiuto 18 anni ed è andato volontario nella decima massa. Che è la cosa che ho fatto io. Cioè, lui voleva che facesse una roba, io appena ho potuto ho fatto tutt'altro. Quindi, ognuno ha a che fare con qualche casino. Per cui facendo questo libro ho detto: ma sì, papà, ho fatto la pace un po' con lui, un po' tardi, anche perché è morto presto, ma insomma, spero di far la pace anch'io, spero che la facciate tutti, insomma, che c'è quel tempo lì, secondo me, spero ci sia, insomma, un po' cercando un po'. Questo è bellissimo, grazie, un augurio che mi sento di condividere. Sempre il primo che rompe il ghiaccio. No, niente proprio. Ci sono sia degli uomini, donne, qualche padre, qualche madre. No, faccio io la domanda, dai. Bene. Ti ho sentito parlare tutta sera, fa tanti riferimenti al padre, e mai alla madre. Però nel libro qua, sul 200, la prefazione per la mamma, a Carla, per la gratitudine, per la emozione che mi ha confesso. Cioè, se figurella lei l'ha preso come marito, quello là, è la rovina dei due mondi. No, allora, seriamente, non c'è, perché non mi metto volutamente in questo libro. È una cosa che, ho detto, sto sul mio. Non mi metto a entrare nella testa, nell'economia, nell'esperienza di una mamma. Perché sennò diventa un troppo. Io ho fatto un viaggio da papà con aspetti della genitorialità che riguardano anche le madri, ma non mi sono occupato della mamma, perché secondo me non sono entrato nel merito delle mie figlie, perché non è il mio. Io sono veramente convinto che il tema sul mondo della femminilità, io certamente non ne so tanto, vado un po' a spanne, è stato un sacco di merda, cioè non ho trattato apposta la figura della mamma. Mia mamma invece è sacra tutta la vita, anzi, certo, ma io ho un altro libro, una dedica a mia mamma, certo, che ha beccato lui e me. Qualcun altro si sente di fare delle domande? Il tema è delicato. E adesso stiamo qui fino a che non fate. Prego. Quanti anni avevano i bimbi quando vi siete separati? Sei e nove. Poi è nata una terza posta. Poi c'è una famiglia che è il Circo Medrano, perché no, questa figlia ve la dico, è stato sempre a come a casa. Cioè, la mamma delle prime due, prima che io facessi la terza, ha fatto una sua terza. È chiaro? Con un signore africano in transito.
Quindi io in realtà ne ho quattro, perché questa qui, io non c'entro niente, nel senso che è la mamma con un altro, però cosa facciamo? Molto simpatica, ed è la più cara amica della mia terza, perché è più vicina di età quella lì. Per cui sono quattro. È un circo Tony che non potete capire. Comunque sei quattro, avevano, sei o nove. Domande. No, però stiamo bene tutti, stiamo bene, c'è pace. Giorgio, se ti faccio tornare indietro, quanto toglierebbe alla funzione di padre e quanto alla funzione di uomo di successo quale lei è? Guardi, a me l'uomo di successo non me ne frega niente. No, lo dico seriamente, non me ne frega niente, nel senso che faccio il mio lavoro, lo faccio al mio meglio. Ho il dovere di farlo al meglio, mi è andata bene. Ho lavorato 20 anni a mente, se quando sono arrivato la prima cosa che ho detto non vado volentieri in televisione, non fatemi apparire, ci sono due, c'è qualcuno che lo sa, cioè non me ne frega niente l'uomo di successo. L'uomo di successo non è misurato, perché questa domanda comporta il fatto che il successo sia misurato dal fatto che uno vada in televisione qualche volta, non è mica quello lì il punto. Non solo. No, sì, ma un uomo di successo, quanti, chi lo sa qui quante persone di successo ci sono nell'ambito del proprio lavoro, della propria vita, no? Cioè non è che io sono più esposto e sembra che sia di successo, non è vero. Quindi non me ne frega niente di quella roba lì, lo dico sul serio. Cioè, successo vuol dire che uno fa bene, si trova in casa, fa sul lavoro, in famiglia, il marito, il papà, l'amico, no? Ma quella roba lì è il successo, secondo me, lo dico sul serio. Poi il fatto che io sia più esposto è una conseguenza del lavoro che faccio, ma non è una necessità, non è mai stata una necessità. Ah, è una necessità far bene il mio lavoro, quello sì, perché ho fortuna di poterlo fare, cioè di poter fare il lavoro che volevo fare. Però è una conseguenza, non è una mira. Su serio, glielo dico. Non ci crede tanto? Va bene, identifichiamo allora l'uomo non di successo, ma l'uomo di lavoro. No, diamo un altro titolo. No, se per esempio, si porta io non l'ho detto prima, non ho rimpianti. Il fatto per esempio di aver fatto una vita fuori casa per moltissimo tempo, no, un prezzo nell'ambito della famiglia l'ha avuto. Cioè, per esempio, secondo me, per certi versi la vita che ho fatto io è una vita da scapolo. Nel senso che tu non ci sei. Oggettivamente non ci sei, e quando litigo con le mie figlie prima o poi viene fuori che è la cresima, non c'è, oppure che non è tanto la cresima, che quel giorno lì dove avevano un bisogno non c'eri. Questa cosa qui l'ho barallata perché io non ci ho pensato, cioè il mio lavoro era quello lì, mi sembrava un regalo per me poter fare il mio mestiere che ho fatto e che comportava andare via. Se tu hai figli e famiglia, questa cosa un prezzo ce l'ha. Devi fare la stessa cosa, forse sì, cioè non lo so, non so dire, poi non so, non si sa mai cosa dire quando rifaresti, non so. Però è vero che ha pagato meglio questa cosa. No. Volevo fare una riflessione su quello che lei ha detto, cioè sul perdono, che ha detto una frase bellissima, e sull'attenzione all'altro. Sì. Lei è stato, e lo è ancora, in un mondo dove insomma è un po' patinato, nel senso adesso appare in televisione e quant'altro, e nel mondo diciamo sportivo delle corse, lei ha avuto a che fare anche con grandi personaggi, e questa attenzione all'altro che molte volte sembra non ci sia, in questo mondo c'è, cioè nel senso... Ma guarda, è un problema individuale, non è un problema di mondo. Cioè io vado a fare rugby in carcere da 10 anni, se non glielo dico a lei non lo sa. Mi vedi in televisione, non me ne frega un cazzo, mi invece vado tutte le settimane a Beccaria a fare rugby, non lo sa. C'è gente che, anche dei campioni, della gente che fa delle cose che non lo sappiamo, io e lei. C'è gente che
non fa niente di tutto questo e non fa niente. Cioè io le mie figlie mi criticano perché io ho rapporti con una rosa di mendicanti abominevole, no? Hanno ragione, perché non risolvo il loro problema. Però c'è gente che non fa niente, non dà via una moneta mai, non fa niente, non paga un panino, un caffè, non dà una pacca sulle spalle a sti ragazzi, a sti anziani che sono lì davanti, mai. Però non lo sappiamo, cioè non so cosa fa lei, cioè se lei fa, che mestiere fa? Sono un impiegato commerciale. Benissimo, io ho un rapporto di lavoro con lei, la frequento tutti i giorni, non so, perché io ho un rapporto con lei che è quella cosa lì, per me lei è quello lì, io sono un suo cliente, è quella cosa lì. Così come io faccio giornalista, uno legge pezzi sul giornale, belli, brutti, ma non sa. Questa roba che dicevo è una roba che non c'entra niente. Cioè a me, allora, Formula 1 è pieno di persone, come in ogni altro ambiente, dove ci sarà qualcuno che fa e qualcuno che non fa. Qualcuno che è uno stronzo e qualcuno che è una brava persona, è così. Cioè non è perché la Formula 1 o un altro ambiente ha una immagine di un tipo che le persone sono tutte così. Ovviamente, ogni ambiente ha una sua peculiarità. Formula 1 o mondo delle corse c'è alta qualità, alta professionalità, che è una cosa molto rilevante. C'è molto denaro e questo induce o porta a fare delle cose diverse rispetto ad altre. Però magari c'è un sacco di gente che poi nella sua quotidianità fa delle robe straordinarie che non so, né io né lei. Non è una cosa che di ambiente. Mi spiego. Sì, sì. Una domanda sportiva gliela posso fare? Certo. Lei ha parlato di passato e presente. Agostini o Valentino Rossi, Senna, Schumacher e Hamilton. Cosa preferisce? Cosa preferisce? Mica, non lo so, cioè, i paragoni non li faccio. Poi Agostini è uno che vedevo da bambino, Valentino l'ho visto tutta la vita crescere, e secondo me è una delle persone più dotate con tutta la mia vita, nel senso che è uno che, grazie anche al papà così, che se manca il cuoco al ristorante qui gli dici prova da dentro e va, no, parte, lui fa, capito, cioè uno che ce n'ha. Senna, io ho avuto una storia anche personale rilevante, per cui è un'affettività di... Però quanto valgono anche quella cosa lì, quanto valgono uno rispetto all'altro, non si può mica dire, secondo me. Uno, poi nel motorismo c'è gente che magari non ha avuto mai in mano un mezzo di primissimo ordine, non sappiamo neanche, sembra uno che ha perso tutta la vita. Guarda, io faccio, lo dico sempre, cioè magari in una corsa di macchine, uno che arriva sesto ha fatto una prestazione di guida più rilevante di uno che vince, ma questo non lo vedremo mai, capisce? Per cui non so dire quello lì è più bravo di quello là, mi sembra una roba da presuntuoso che non sono in grado di fare. E poi è anche un po' una bella metafora, no? Della vita, sì, in generale, sì, no? Sì, uno sì. Magari che non vince, sì. Però... ci dà la mattina, sì, esatto. Certo, ma certo, è il discorso dell'opportunità prima, no? Ci sono dei ragazzi, veramente, io vado in carcere a Beccaria da 10 anni, ci sono dei ragazzi che li vedi lì, che bisogna portarli le scuole, perché questi qui non sanno neanche cosa sia un'opportunità, certe volte, è quello, il problema è questo. Allora, poi sei lì 6 mesi e vedi fiorire un fiore bianco nel nero e dici porco Giuda, questo qui, ma che peccato che magari va fuori dopo 3 mesi o 6 mesi, sta a Quarto Giallo una famiglia che è quella che ha generato il reato a ciondolare e dici ma che peccato, no? Magari potrebbe essere uno che potrebbe fare delle cose meravigliose nella sua vita, non ha nessuna chance, nessuna. Come fai? Per quello che ha ragione Diego, no? Invece ce l'hai la possibilità. No, dai, vabbè, sì, porco giù. Qualche altra domanda? Sono 60 euro a testa, me l'hanno detto. È vero, non hanno ancora capito. Domanda, vai, o si può sul futuro.
sei sempre stato interessato alle storie, ai personaggi, alle storie. Cioè, chi le varze non è rimasto, per esempio, perché è una storia poco conosciuta, ma di grande interesse. Hai in mente qualcun altro, qualcos'altro? Approfondire qualcuno che ti interessa, che magari stai studiando, lo ritroveremo tra un po', magari. Ma insomma, ci sono un po' di cose, ma il mio progetto adesso non è una roba che non c'entra niente. Io ho conosciuto molti anni fa un grande pittore che è morto quest'estate, che è qui, era qui di Bellano, che si chiamava Giancarlo Vitale. Qualcuno lo conosce? Ha fatto una mostra. Questo Giancarlo Vitale, che lo conosco da molti anni, è morto quest'estate, porca, ma allora ho 86 anni, ma era un, come me, un bevitore, un fumatore, con attorno una famiglia che incassava le barre sul fumare e sul bere. Allora, due anni fa ho detto, facciamo un lavoro insieme, un libro insieme che si chiama Profumo. Profumo. Cioè, io faccio 20 testi, un pacchetto di sigarette, uno che comincia a pippare alle 6 di mattina e finisce a mezzanotte. Ogni sigaretta scrive un pezzo e tu dipingi. Sì, sì, ma è morto quest'estate. Ma sua figlia mi ha telefonato. No, ma sì, vabbè, ho 86 anni. Cioè, va bene così. Si parla, bevuto e morto 86 anni. Firmo. Ok. Allora, sua figlia mi ha telefonato un mese, due mesi fa e mi ha detto, ma guarda che papà aveva fatto. Aveva dipinto, aveva fatto. Per cui sono indietro io. Per cui faremo questa cosa, ma è una cosa piccola, è una cosa per pochi amici o nazisti. Quindi questo mi interessa. Perché questa storia, la sua, è straordinaria. Perché è stato un uomo che non è mai uscito di casa. E ha fatto dei quadri, dei ritratti con dentro il mondo, le facce con dentro il mondo. Insomma, è una bellissima storia. Poi altre cose vedremo. Cioè, potrà anche fare un cazzo un po'. No, è un piacere. Io volevo dire una cosa velocissima. Mi sarà molto ironica, però con tante piccole parole di saggezza, nel viso. Poi magari le cose non dette, quando i genitori in realtà i figli ci guardano, più che quello voglio bello di tanto, quindi educhiamo con le parole, ma in realtà ci guardano più quello che facciamo non detto. Educhiamo di più con i gesti e poi quindi magari non sappiamo che ci stanno osservando. Sì. E questa cosa è importantissima. Quindi. Delle volte noi non ci piacciamo, però loro ci stanno guardando in quel momento lì. Quindi speriamo di no. Speriamo di no. No, è vero. Quindi più che le parole. E io mi ricordo che una volta ho portato le mie figlie in Africa, erano piccoline. E io ero sbalordito perché, insomma. E loro, in quel posto lì, meraviglioso, con le bestie, si erano portate due cazzate da casa, una borsina, e dice, ma guarda che c'hanno lì la zebra, e mi guardano. Mesi dopo hanno detto delle cose, di dettagli, di cose, di quel viaggio lì, che io mi ero perso totale, per cui, questo non è uguale, ma sono in simile. Cioè il loro modo di guardare il mondo non è quello che vedi tu e interpreti, è il loro, già lì, no? Per cui magari loro facendo finta, magari, in realtà captano e guardano e colgono più di quanto pensi che facciano o di quanto fai tu, no? Quindi, certo. Perché nessuno ci insegna a fare il genitore. No, infatti, chi ci viene. Siete seri ragazzi. Faccio io leggermente provocatorio. Dai. Quanto può essere diseducativo un genitore? E quanto può essere apprezzato? Diseducativo sempre. Senso che quante volte fai una quante volte allora
Io sono uno bello disciplinato, però non ho mai messo la macchina in doppia fila, io, nella mia vita. Però è una cosa che il genitore fa. Cioè, rompe le balle sulle regole e poi fai, dico la macchina in doppia fila che non lo faccio, ma anch'io faccio. Fumo, sparo via la sigaretta così. Cosa che faccio invece? Mi hanno fatto osservazione mille volte, no? Perché cioè, tutto quello che tu dici, che ti dici anche, ma non mantieni, con loro vale triplo se non fai, no? Quindi disoccupativo da qui, noi facciamo i team building a Rugby Milano con i genitori, perché se vedo dei genitori a vedere le partite dei figli, altro che delle cose davanti, per esempio, litigate in macchina, delle cose da matti tante volte, insomma, molti modi per essere disoccupativo. La seconda parte era quando puoi educare? Cioè, quando può alla fine parlare con i figli e essere apprezzato per alcune cose che non sono proprio la sua identità, no, penso. Gli altri aspetti del genitore. Ma non so, ognuno fa come può, io penso che già parlare il più possibile, fare una riflessione, che noi però parla, serve, no? In qualche modo li aiuta a ragionare su quello che succede, che hanno di fronte o che fanno, no? Penso. Poi in realtà non lo so, perché ognuno fa come può, non è che c'è una, io non so, veramente non so, io sto parlando di cose a spagne, no? Forse è proprio questo il senso, no? Che il non sapere talvolta sembra quasi maieutico, no? Però aiuta poi il genitore a trovare, no? Delle modalità. Quindi forse è questa, no? Talvolta la forza, cioè non sapere come educare mi spinge a domandarmi come fare, no? Già la domanda è di per sé strutturante, no? Quindi forse in questo senso. Poi di errori ovviamente se ne fanno tantissimi. Poi neanche la valenza, no? Che poi si dà un errore genitoriale. Il fallimento, lo dicevi prima, dà la misura della sofferenza, però mi permette anche di capire come oltrepassarla, no? Questa sofferenza. Quindi fallire come genitore forse è un punto di partenza per ripensarsi, no? Genitore. Il mio amico che ha letto il libro ha detto questo è un libro su un fallimento, nel senso che c'è dentro però questa parte, io sono ancora in ballo, cioè non è che l'ho chiusa. Cioè, con una valenza appunto, secondo me un po' la parola fallimento viene talvolta travisata. Però insomma un po' sì, no? Cioè, un po' sì. Cioè qualcosa non passa, non è che te la dà un buon scuro. Ma c'è stato di buona esecuzione del lavoro di padre non ci sarà mai. No. Io non lo prendo, cioè, diciamo. Sì, no. Cioè, cos'è che puoi dare? No, però un po' migliorare la media, tirare su un 5,5, tirarlo su un 6, poi faccio quello che sto dicendo. Cioè, non è che io punto a 10 lode. Penso che puoi tirar su un po' la media volendo, impegnandoti un po', ecco. Poi qualche esame a settembre lo cuchi. No, però un po' puoi fare, secondo me. Ma è più un bisogno che ho io adesso. Come ho detto prima, no? Forse perché sono invecchio, non so. Forse perché ho voglia di fare l'albero a Natale, che è parola solo con un pirla, però insomma aspiro prima degli 86 anni di Natale, di fare un albero di Natale tutti insieme una volta, ecco. Oppure portarlo in Piazza del Duomo. Come? Portarlo in Piazza del Duomo. Ma ormai sono già loro, ma sì. Nipoti, va bene, sì, vabbè, è un altro paio. Poi a regredire ci metto un attimo, cioè a fare il deficiente con i bambini, cioè non ci metto. Il problema è rapportarsi sull'età adulta che è più complicato. Finché so che i bambini un attimo, no? Come ci abbiamo fatto? Fanno più presto lavoro le figlie? Nessuna fa il mio lavoro, non ci pensano neanche, no, tutt'altro. Una 18 anni, ma non ha nessuna intenzione, no, vale retro, no, giornalismo, no, va anche bene, anche perché il mio mestiere non esiste più.
fine. Il discorso che facevamo anche sì, no, sull'uso un po' sconsiderato. Anche siamo una casta di stronzi che hanno proprio la carretta, cioè non c'è più, anche se molti ragazzi pensano di fare questo mestiere, di fare la vita che ho fatto io, non lo so più, non l'ho più fatto. Non ti assumono più. Cioè, il Corriere della Sera paga, mi sembra, 2,50 euro un prezzo sul web. 2,50 euro. Oh. A meno che il genitore sei ricco di famiglia, puoi farlo, se no non ce può più fare. Ma hai definito un fallimento in che senso? Cioè, nel rapporto che uno ha ottenuto col figlio? No, diceva il mio amico intanto. No, però ero curiosa di capire, cioè, quando è che uno può definirsi un genitore giustamente arrivato, oppure deluso dal rapporto che ha costruito? C'è il suo, nel senso che se... Cioè, se mi devo ritenere fallito perché mio figlio non è diventato qualcuno? No, mi devo ritenere no, fallito lì... no, qualcuno come uomo, non come no, personaggio. Cioè, per esempio, no? per me il fallimento è che le mie figlie non sono tanto affettuose. Vorrei che fossero più calde. Perché non lo sono? Perché hanno un rapporto ancora un po' conflittuale con me. Quello lì è un po'... Quello lì è la ragione. Sì, quindi mi accontenterei di poco, nel senso che non è che è dovuto a quello che riescono a fare loro nella vita, secondo me, è quello che riesci a fare con loro prima o poi. Secondo me è quello. Cioè il fallimento è che, per esempio, questo libro qui che non leggono, ma loro non lo leggono, perché sono convinte che mi occupi di loro. Invece no, se lo leggessero capirebbero, ma non lo leggono. Perché non lo leggono? Perché dicono meglio di no, non, meglio non sapere. Stiamo un po'. Sì, stiamo un po'. Ecco, il fallimento è un po' questo per me. Che invece vorrei lì che mi dicessero dai, qua, abbracci, abbracci. Ma la mela non cade lontano dall'albero. Come? La mela non cade lontano dall'albero. No, però, insomma, nel mio caso. Sono così, magari. No, ma per dirle che non ho, nel mio dire, tutto riuscito. Non è che sono lontanissimo, non è che ho una pretesa, per esempio, che riguardi la loro posizione nel mondo, frega niente. Se sono contente, sono felici di fare quello che fanno, bene, sto bene. Ma qui il problema è il fallimento che diceva il mio amico, si riferisce al fatto che io ho un po' ancora quella cosa lì che dico, dai, però, dai, pace, che ancora non me la danno buona. Ecco, non c'entra niente la prestazione, il fare no, denaro, no, successo nella vita, no, è una cosa più da papà. Però, dico, il genitore è comunque un riferimento troppo importante per un figlio, fondamentale, anche se non lo manifesta con l'affetto, con il paparino, con la... e ti sembra distante, il genitore con un punto di riferimento fondamentale. Sì, ma non vorrei che questa storia del fallimento che ha detto il mio amico. Io ho ancora negli occhi un'intervista, me la ricordo ancora chiaramente, un'intervista fatta a Fabrizio De André, dove all'intervistatore dice io vorrei ancora incontrare mio padre per dire tutto quello che non sono stato capace di dire. Diciamo tu, vuol dire che... Se mia figlia dice prima che morisse qualcosa, che facesse un passo così, sarei felice. Temo che possa fare un errore che si fa, che aspetti che è morto, per dire porca, ma allora però... Quasi sempre. Ecco, invece, cioè, è quello lì il tema, il fallimento è quello lì, cioè riuscire prima di morire, 86 anni, non prima, di avere un momento di riconoscibilità più che di riconoscenza. Non l'ho fatto neanche con mio padre, ma mio padre è morto presto, però in qualche modo del dirsi, sì vabbè, ma in fin dei conti te hai fatto il massimo possibile per darmi una mano, perché poi alla fine è quello lì, sbagliando, inciampando, ti ho voluto... Sostanzialmente ti ho amata da amarti, ti ho voluto bene, ci siamo voluti bene. Questa cosa qui sgombra da tutti quegli frantumaglia che secondo me conta meno rispetto a sta roba qua. Però bisogna sgombrare per aver lì quella roba qua. Ecco, la risposta è un po' questa qui, secondo me. Sì, sì.
Comunque, quella cosa del fallimento, mi sono pentito di averlo detto. Quella cosa lì è una cazzata che ha detto il mio amico Pigio, che è un pirla. Anzi, farei una lettera stasera di scritto, che sono andato a presentare e ho detto tutti, quel tavolo era un prese un pirla. Lui non siamo fuori tempo massimo. Dipende, non si sa, ognuno ha il suo tempo, spero di no, spero di no, non c'è mai, cioè il tempo massimo è quello lì che sei qui, capito? Poi prima di quel tempo lì c'è tempo per far tutto, ma tante cose secondo me, ma sì, tante cose, anche un piccolino, sì, basta, è come correre, basta allenarsi, basta non sedersi, non rinunciare, secondo me. I giovani su questa cosa non sono, come dicevi, sulla rete molto veloci, ma non la pensano come te, andarci con calma e ci riflettere. Quale, su quale? Su chiederti, magari un domani a 86 anni sei stato un papà, 10 lode. No, 10 lode non credo, però, nonostante l'abitudine corrente e dilagante sia quella di risolvere con una battuta, resta un tempo, un margine, anche non pubblico, più intimo, dove la riflessione cambia, perché non è tutto, ma se stai lì a pensarci un po', a ragionare un po', le cose vanno meglio, 9 su 10, che fare di sì. Cioè, non è la rete che determina il tuo stare nel mondo, è una modalità di comportamento in mezzo ad altre, se tutto fa così, va così, male, spero che non ci sia, che non tutto vada in quella direzione, che sia uno stile del vivere, non una modalità autentica, intima del vivere. Prego. Posso fare una domanda tecnica? Rugby e genitori. Sì. Cosa si sentirebbe di consigliare a quel genitore che è attratto dallo spingere il figlio a fare il rugby, però è trattenuto dal fatto che venga a casa con le ginocchia sbucciate e magari qualche mese in meno? Ma chi se ne frega? Scarica aggressività, sta con gli altri, fa... Cazzo, i verbi del rugby sono questi qui. Condivisione, appartenenza, sostegno. Noi riceviamo un sacco di bambini, adesso a Milano, nel mio club, abbiamo 300, abbiamo 700 ragazzi, 300 sono sotto i 12 anni. Tutti dei genitori che non sono appassionati di rugby, ma hanno bambini che stanno a casa così, soli, tutti i giorni, e lì invece hai un gruppo di persone con le quali fai un viaggio in compagnia che dura tutta la vita. Io ancora adesso, a parte il fatto che, cioè, ma ancora adesso vado in ferie ogni 4 anni con i miei amici del rugby ai mondiali di rugby. L'anno prossimo andiamo in Giappone, 4 anni fa siamo andati in Inghilterra, cioè ti cambia la vita, è uno sport meraviglioso. Molti sport di squadra, non voglio fare il ganassa solo il rugby, ma comunque gli sport di squadra per i bambini, soprattutto di movimento e di contatto fisico, vanno a casa belli, paciarotti, dormono, tranquilli, amici, vanno via nei weekend, i genitori devono farsi un po' il mazzo, però una meraviglia, si sbucciano? Sì. Si slogano una caviglia? Sì. Vabbè, fa niente, gli serve anche quella roba lì, favorevolissimo. Veramente. Anzi, bisognerebbe potenziarlo. Questo ve lo dico un po' da pedagogista, c'è un po' questa tendenza a non ti sporcare, non ti fare male, se fai gli allenamenti di calcio di sera, oddio prendi l'influenza, no? In realtà stiamo un po' disabituando i bambini, no? Il fatto di vivere delle esperienze di comunità, delle esperienze anche in cui cimentarsi anche con piccole frustrazioni, perché bisogna anche imparare a perdere, no? O non riuscire a... A me è successo una cosa l'anno scorso, no? Noi siamo un club che ha 18 squadre, tra i 4 e gli old. Abbiamo la Under 18, domani Under 18 e l'Under 16, che sono in eccellenza, cioè fanno il campionato italiano, la Serie A delle giovanili, sono molto forti. E abbiamo due squadre e chiediamo, quando arrivano a 16 anni, 15 anni, 16, cioè quando entrano in quelle due rose lì,
se vogliono fare un allenamento in più per fare l'eccellenza o un allenamento in meno per fare il campionato regionale. In questi anni abbiamo avuto un'eccezionale rinuncia all'eccellenza, perché è troppa fatica. Questa cosa è sintomatica, cioè non abbiamo cambiato gli allenamenti noi intensificandoli, li abbiamo sempre fatti così. Molti ragazzi non se la sentono di impegnarsi, di far più fatica, perché non sono abituati più a farla. Questa cosa è interessante per i genitori anche, cioè c'è una sorta di, mi viene da dire, impigrimento che riguarda anche noi, perché molte cose che facevamo non facevamo. Abbiamo navigatori in macchina, abbiamo un sacco di automazioni che ci tolgono incombenze, ma è quasi statistico, cioè abbiamo notato che negli ultimi 2 anni le fasce di età che hanno sempre accettato, anzi c'era la corsa a fare il campionato, entrare nella squadra di eccellenza, molti ragazzi e molte famiglie assecondando i ragazzi dicono no, fanno meno fatica, meno, e questa cosa qui a me qualche preoccupazione la dà. Poi meno fatica non solo fisica, ma anche... Sì, penso, un impegno minore, no? Un impegno minore sostanzialmente, no? No, lo dico, è proprio un fatto di... un dato di realtà, è il nostro piccolo. Cioè, nel senso, io ho fatto età agonistica e ciclismo fino a 21-22 anni, tornando indietro, non ho figli, quindi non potrei mai dire mio figlio. Però nel senso, non lo farei più. Perché un'attività da 4 anni, forse più ancora, ma fatta di vivere i miei genitori, come l'ho vissuta io. No, ma la domanda che ti faccio è questa: quanto ti è servito per fare quello che fai adesso, fare quella vita lì? Tantissimo. Allora. Però non è un discorso di aver rinunciato delle cose. No, sto dicendo che quello che dicevo prima, cioè, c'è sempre un pro e un contro. Sì. Io sono dell'idea che impegnarsi comunque è una cosa che si ha. Nel ciclismo a livello giovanile. Finito. Poi invece c'è un altro discorso della professionalità che si è anche alzata a metà 14-15 anni, che no. Quindi si è arrivato il discorso di 4 anni a settimana, non possono dire. E che genitori giustamente. Poi forse anche un po' il doping, che vuole l'immagine del ciclismo, no, non lo so, sì, anche, però il discorso che si capisce fa in strada, cioè i genitori dicono li mandi in strada giustamente, non ci sono centri federali. Va bene, allora ciascuno di voi è obbligato a comprare 8 copie. No, sto scherzando, molte grazie. Lo mette sotto live. Chi lo vuole lì, chi non lo vuole fa niente. Buon tempo.